Buonasera, nuovo fermo forzato per la produzione dell'agnese d'Imperia. Il pastificio si fermerà da sabato fino al 23 agosto. L'annuncio è stato dato ieri sera in occasione di un concerto di solidarietà per i lavoratori. Vediamo. Per l'ottava volta quest'anno torna a fermarsi la produzione nel pastificio Agnesi di Via Schiva Imperia. Il nuovo fermo con lavoratori posti in contratto di solidarietà scatterà alle 6 del mattino di sabato e si protrarrà fino al 23 agosto. L'annuncio è stato dato ieri sera in occasione di una maratona musicale di solidarietà organizzata dal Bar 11 di Piazza De Amicis a favore dei dipendenti dello storico pastificio imperiese. I rappresentanti sindacali dell'azienda hanno evidenziato il forte disagio legato alle incertezze per il futuro dell'Agnesi e puntato il dito contro il management aziendale, a loro giudizio incapace di una reale programmazione. A sostegno della loro tesi, i sindacalisti evidenziano che sulle riviste specializzate si legge di una crescita delle vendite nel comparto della pasta, mentre per quello che riguarda l'Agnesi accade l'esatto contrario, nonostante l'annuncio di 13 milioni di euro di investimenti per la pubblicità. Il risultato finale è che dal 2013 ad oggi 28 persone hanno lasciato lo stabilimento imperiese e per altre 103 è scattata la dei contratti di solidarietà. Stato di agitazione in Consiglio regionale a Genova da parte dei lavoratori dei centri per l'impiego che hanno chiesto garanzie sulle coperture economiche per il loro settore. Secondo i conti dell'ex provincia, mancherebbero infatti 2 milioni di euro per coprire i costi fino a Natale. Rassicurazioni sono giunte dall'assessore regionale alle politiche del lavoro Gianni Berrino e da quelle alla formazione professionale Ilaria Cavo. Sentiamo. Siamo molto preoccupati perché ad oggi sono stati reperiti fondi che però non sono sufficienti per far arrivare i servizi a fine anno. Quello che temiamo è che ci possano essere delle ripercussioni e dal punto di vista occupazionale, per quanto ci riguarda, e dal punto di vista del servizio erogato all'utenza. No, non c'è preoccupazione perché come avevamo detto all'incontro che con l'assessore Cava avevamo fatto insieme a Città Metropolitana e l'assessore Vassallo, ci eravamo impegnati a trovare i fondi per assicurare la continuità del servizio di qua alla fine dell'anno, tenendo conto che la gara non avrebbe dovuto avere questi tempi così lunghi. Pertanto abbiamo trovato 450.000 euro circa disponibili immediatamente e altri 270 con i fondi dell'assessore Cavo che saranno disponibili immediatamente dopo l'assestamento di bilancio di settembre. I residui che erano di fatto stati promessi, i residui dei fondi dell'FSE da mettere su questa copertura finanziaria, non ce ne sono. Noi ci siamo trovati a guardare i bilanci, residui non ce n'erano e quindi abbiamo dovuto trovare sotto altre voci, e ve le abbiamo elencate, altri finanziamenti possibili per garantire che il servizio non venga sospeso. È chiaro che con questi numeri il servizio non verrà sospeso perché viene garantita la continuità, sarà semmai da rimodulare su alcune voci, e per questo andremo a incontrare il sindaco Doria per capire che cosa coprire al 100%, che cosa coprire meno, che cosa coprire tutto all'85%, che forse è la soluzione più ragionevole. Il vicepresidente della Regione e assessore alla sanità Sonia Viale critica con forza la riforma della sanità varata dal governo Renzi, che prevede tagli per oltre 2 milioni di euro. La Viale evidenzia infatti che i tagli non possono passare sulle spalle dei cittadini. Vediamo. Io sono assolutamente contraria a quei tagli prospettati dall'attuale governo. Non è così che si può garantire questo bene primario, che è quello della salute. È difficile poi spiegare come per l'accoglienza di tutto il mondo che viene a casa nostra i fondi siano illimitati e per la sanità siano limitati. Sì, alla lotta agli sprechi, questo è un principio cardine, tra l'altro come esponente della Lega, la battaglia sui costi standard in sanità fa parte delle nostre battaglie politiche, quindi è chiaro che sugli sprechi dobbiamo essere severi. La via era tracciata, era l'applicazione dei costi standard in sanità. Tagli invece indiscriminati su quelle che sono le prestazioni è una scelta sbagliata di questo governo, che probabilmente vuole far chiudere la sanità pubblica per chissà quale altro scenario futuro. Speriamo di no. Il neocommissario della Camera di Commercio di Imperia, Franco Amadeo, delinea il lavoro nei prossimi mesi in vista della costituzione del nuovo ente, che sarà unificato con le Camere di Savona e La Spezia. Il primo passo sarà la nomina dei due subcommissari per la guida delle aziende speciali. Sentiamo. Ecco, dopo il commissariamento della Camera di Commercio di Imperia e la sua nomina a commissario, come proseguirà il lavoro nei prossimi mesi?
Nei prossimi mesi dovremo continuare l'attività della Camera di Commercio in forma ordinaria, ma comunque nel solco di quelli che sono gli atti programmatori già deliberati precedentemente, quindi la Camera di Commercio svolgerà la sua attività normale e quindi porterà a termine tutti i nostri programmi, le attività e quelli che sono gli investimenti che la Camera di Commercio ha già pronti per il territorio. Quindi l'assistenza alle imprese, nel settore del credito, nel settore delle attività ordinarie, ma anche in quelle che sono le manifestazioni dove noi come Camera di Commercio siamo sempre, da sempre impegnati. Le aziende speciali? Le aziende speciali continuano a lavorare, io nel mio decreto ho la possibilità di nominare dei subcommissari, per cui nei prossimi giorni, pochissimo tempo, nominerò due subcommissari nel solco dell'attuale presidenza, proprio perché le aziende possono anche loro continuare la loro attività senza traumi per il territorio. E poi da gennaio la nuova Camera di Commercio con Imperia, Savona e Spezia. Esatto, che sicuramente sarà una nuova Camera di Commercio molto forte, che dovrà essere da controbilanciamento della Camera di Commercio di Genova, un grande interlocutore per la regione, dove abbiamo l'ambizione di proporre iniziative nuove importanti per i territori che rimarranno comunque con la loro autonomia e una loro individuazione. Imperia si occuperà soprattutto di agroalimentare e di turismo per tutte le tre aree e quindi avremo la possibilità di creare delle anche strategie ancora più forti, perché noi dobbiamo assolutamente far sì che questo territorio diventi sempre, rimanga un punto di riferimento. Noi cosa facciamo se non facciamo turismo, se non facciamo agroalimentare, se non diventiamo forti nel terziario e se non postiamo qui anche dei grandi investimenti per migliorare le nostre comunicazioni. Vi dico che mi sembra, io in questi giorni mi sono proprio interessato di queste cose, ci auguriamo che finalmente forse entro il giugno del 2016 venga finalmente aperta il tratto San Lorenzo al Mare Andora, che per noi significa liberare un altro importante spazio a mare dove continuare la pista ciclabile. Pensate, finalmente diventerà questo sogno altrettanto bellissimo, che da Cervo, Andora fino a Ospedaletti si potrà andare su questo meraviglioso percorso. Io penso che in pochi anni questo diventerà una realtà ancora, e allora dovremo venderlo veramente ancora di più questo territorio, che ha un clima bellissimo, invernale, estivo e primaverile, autunnale. Questo è un po' l'obiettivo, dobbiamo dare di nuovo, ci auguriamo anche che la situazione economica italiana migliori e che quindi anche noi di questo territorio insieme a tutta l'Italia abbiamo di nuovo voglia di investire, di pensare al futuro per coloro che devono ancora lavorare per tanti anni e per i giovani che non devono essere costretti a emigrare. Di questo e di altri temi economici e della nuova Camera di Commercio parleremo insieme al notaio Franco Amadeo questa sera nella nuova puntata di Punto d'Incontro in onda alle ore 21.30. I carabinieri della compagnia di Sanremo negli ultimi giorni hanno impiegato numerose pattuglie con decine di carabinieri in uniforme e in abiti borghesi con compiti di prevenzione e repressione dei reati. Nell'ambito di tali servizi sono stati predisposti numerosi posti di controllo in diversi punti della città, nei comuni limitrofi e nell'entroterra della Valle Argentina. Il servizio. I carabinieri della Compagnia di Sanremo in questi giorni hanno impiegato numerose pattuglie con decine di carabinieri in uniforme e in abiti borghesi con compiti di prevenzione e repressione dei reati. Nell'ambito di tali servizi sono stati predisposti numerosi posti di controllo in diversi punti della città di Sanremo, ma anche nei comuni limitrofi e nell'entroterra della Valle Argentina. Controllate decine di persone, in particolare giovani e veicoli nelle zone maggiormente frequentate. I risultati non sono mancati, soprattutto per ciò che riguarda la repressione di reati connessi alla droga. Ben 12 sono state le persone a finire nei guai. A Sanremo i carabinieri del nucleo operativo hanno sottoposto a perquisizione un 32enne tunisino trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, di un bilancino di precisione di materiale per il confezionamento della droga e quasi 4.000 euro in contanti, sicuro provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Imperia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Sanremo invece hanno sorpreso un 18enne studente del posto, in
possesso di alcuni grammi di marijuana e lo hanno segnalato alla prefettura di Imperia come assuntore di sostanze stupefacenti. Denunciato all'autorità giudiziaria minorile anche un giovane marocchino, sorpreso in possesso di alcuni grammi di cocaina, marijuana e 400 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Un 41enne algerino è stato denunciato per il furto di diversi capi di abbigliamento che aveva poco prima rubato in un esercizio commerciale di Sanremo. Nell'ambito dell'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di droga, particolarmente efficace è stata l'attività posta in essere dai carabinieri di Badalucco. Infatti sono state sorprese in possesso di sostanza stupefacente ben 4 persone, di cui 2 minorenni italiani. Soprattutto hashish e marijuana, le droghe sequestrate dai carabinieri nei comuni di Badalucco e Montalto Ligure. A Taggia i carabinieri hanno denunciato un 40enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché a seguito di perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di un coltello di grosse dimensioni. Un 48enne italiano invece è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga, perché è sorpreso con più di 10 grammi di hashish. Un minorenne di Taggia è stato denunciato per guida senza patente. Infine un 53enne romeno è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, poiché a seguito di perquisizione personale è stato sorpreso in possesso di un cutter. Nel corso dei posti di controllo predisposti su tutto il territorio di competenza, i militari della compagnia di Sanremo hanno elevato contravvenzioni al codice della strada nei confronti di automobilisti indisciplinati. Un uomo di 38 anni italiano è stato arrestato ieri dai carabinieri di Imperia a seguito di segnalazioni che l'hanno sorpreso nudo in atti osceni nei giardinetti di Viale Matteotti nel capoluogo, a poca distanza di alcuni bambini che stavano giocando. Il maniaco era già noto alle forze dell'ordine per reati simili e contro il patrimonio ed ora è stato anche oggetto di un foglio di via dal comune di Imperia. Ora dovrà rispondere di atti osceni aggravati in luogo pubblico. Un turco titolare di un mini market di prodotti tipici medio orientali, attivo da alcuni anni ad Imperia, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza. Secondo le Fiamme Gialle, infatti, l'uomo risulta evasore totale, non avendo mai dichiarato al fisco il suo vasto giro di affari. I finanzieri hanno calcolato che lo straniero dal 2011 ad oggi abbia sottratto alle casse dello Stato circa 700.000 euro, non avendo mai dichiarato alcun reddito, nonostante il suo market fosse diventato un punto di riferimento a livello provinciale per la tipicità dei prodotti venduti. Ancora incendi boschivi fra ieri e oggi in provincia di Imperia. Ieri le fiamme sono divampate a Borgomaro, ad Airole e località Para, Ventimiglia e località Villatella. Ad Airole è stato necessario anche l'intervento di un Canadair, oltre a quello dell'elicottero del Servizio Regionale Antincendio, di volontari della Protezione Civile e uomini del Corpo Forestale. Sempre ieri sono proseguite anche le operazioni di bonifica di un incendio a Olivetta San Michele. Alle prime ore di stamani sono riprese le operazioni di spegnimento da Airole e Ventimiglia e si sono registrati interventi di Protezione Civile e Corpo Forestale anche a San Bartolomeo al Mare e località Chiappa e Fanghetto. Il partito di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, interviene in vista dell'arrivo di nuovi migranti clandestini in provincia di Imperia, denunciando le ripercussioni negative sul turismo locale. Il coordinamento provinciale chiede che vengano sgombrate e rese ai cittadini ventimigliesi e ai turisti le zone occupate. Nel contempo invita, come già fatto dal presidente della regione Liguria, Toti, tutti i sindaci della provincia a non dare alcuna disponibilità all'accoglienza di nuovi clandestini. L'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone ha scritto ai sindaci per ricevere entro la fine di agosto un elenco di interventi che possono limitare nell'immediato i rischi residui sui bacini del territorio ligure. In sostanza i comuni dovranno indicare con urgenza alla regione interventi anche di modesta entità, che è però necessario attuare nei corsi d'acqua per evitare allagamenti in caso di forti piogge. In seguito la Regione valuterà quali stanziamenti economici potranno essere garantiti per effettuare questi interventi. Ora facciamo una breve pausa, poi la seconda parte del giornale, tra poco.
Domani sera ad Imperia appuntamento estivo con piani musicali, in programma alle 21.30 presso il santuario di Nostra Signora dell'Assunta a Piani, un concerto con le note del celebre chitarrista danese Finn Svith. Sentiamo il direttore artistico Christian Lavernier e Don Antonello Dani. Piani musicali dunque anche d'estate. Sì, anche quest'anno, come già accaduto in passato, vogliamo proporre durante l'estate un concerto per le persone di Piani, ovviamente, della città di Imperia, ma anche e soprattutto per i turisti che sono qui presenti, tanti tedeschi che amano moltissimo questa musica. Quindi anche quest'estate, domani sera, venerdì, abbiamo questa serata di musica classica e sarà una buona occasione ancora una volta per ascoltare della buona musica, per stare insieme e di relax in questo tempo di vacanza. E dunque chi sarà il protagonista del concerto di domani? Ma domani avremo un grandissimo chitarrista che viene dalla Danimarca, Finn Svith, che ci onora della sua presenza, e avremo un programma veramente molto interessante, la musica di Villa-Lobos dal Brasile, poi compositori diciamo di estrazione classica europea come Bach e successivamente anche compositori danesi, e questa è sicuramente una motivazione per venire ad ascoltare un programma che non sempre si può apprezzare da queste parti. Lui è sicuramente un grandissimo artista. Io ringrazio Don Antonello Dani, come sempre dico, abbiamo fatto 14 anni di piani musicali, l'anno prossimo saranno 15 anni di piani musicali e senza di lui non si sarebbero mai potuti fare. E il santuario dove viene fatto il concerto, che è il santuario dei Piani, è un santuario meraviglioso che ha 1000 anni, quindi invito tutti imperiesi e non a venirlo a vedere perché merita veramente. E quindi diciamo un concerto di alto profilo con un artista internazionale che ci viene a trovare dalla Danimarca, ingresso gratuito, ore 21.30. Domenica 9 agosto torna a San Bernardo di Mendatica in Alta Vallaroscia il 4 Zampe Day. Il tradizionale appuntamento è come sempre dedicato ai migliori amici dell'uomo e di tutte le razze e non. Vediamo. A San Bernardo di Mendatica, piccolo borgo dell'Alta Valle Arroscia, frazione del comune di Mendatica, domenica 9 agosto si rinnova l'appuntamento con il 4 Zampe Day. L'evento, dedicato a tutti i cani di razza e non, organizzato dall'Associazione Settimia, è giunta alla sua 10ª edizione. Una giornata all'insegna dell'amore verso gli animali, divertente, emozionante e rilassante, sia per il miglior amico dell'uomo che per i loro accompagnatori, nella tranquillità, nello splendore e nella frescura della natura di questo angolo delle Alpi Marittime. Il ritrovo è previsto alle 10, a seguire passeggiata al guinzaglio nel cuore del bosco, con sosta a metà percorso e gustoso aperitivo all'arrivo offerto dall'Associazione Settimia. Poi ancora animazione con Gianni Rossi, consiglio per una corretta alimentazione dei cani con Chiara Perrone, consigli educativi con il centro cinofilo di Cervo e partecipazione dei volontari del canile La Cuccia d'Imperia. Alle 15 sfilata dei cani e premiazione a sorteggio per tutti. 4 Zampe Day ti aspetta a San Bernardo di Mendatica domenica 9 agosto a partire dalle 10. Non mancare! Il parco di Villa Groc ad Imperia è stato inserito tra i 10 più belli d'Italia nel 2015. La top 10 di quest'anno è stata stilata dai visitatori nel corso della 13ª edizione del concorso Il Parco Più Bello d'Italia, competizione che si svolge ormai da più di 10 anni e a cui partecipano ogni anno oltre 1000 parchi e giardini della nostra penisola. Domani sera ad Imperia, località Borgo Marina, grande serata di musica, divertimento e solidarietà. E infatti in programma il Summer Show Matteo Maragliotti, che prevede musica, canto e danza moderna. Le donazioni raccolte saranno utilizzate per sostenere le passioni e la crescita artistica dei giovani del Ponente Ligure, con futuri eventi in programma. L'associazione dedicata a Matteo Maragliotti è attiva anche in Africa, dove è stato realizzato un centro di accoglienza e assistenza per gli ex bambini soldato. Il sabato ad Imperia, nella piazza del Monte Calvario, a partire dalle 21.15, si darà un concerto ad ingresso gratuito organizzato dal Circolo Borgo Fondura. Il complesso di Sono Ensemble proporrà musiche da film dei più classici autori italiani, quali Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota. Per facilitare l'accesso del pubblico è stato istituito un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza Ricci alle 20.15. Bene, allora ci occupiamo dell'autofiori, poi vedremo insieme il quadro meteo.
Non si incontrano cantieri sull'autostrada dei Fiori nel tratto Savona confine di Stato per permettere una maggiore scorrevolezza al traffico dei vacanzieri che scelgono la nostra regione per le loro vacanze e al traffico consueto del fine settimana. Chi si mette in viaggio può avere informazioni utili attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati su tutto il percorso e che segnalano in tempo reale eventuali ostacoli alla circolazione. Ricordiamo che l'Autofiori dispone di personale di pattugliamento e di pronto intervento che opera in sinergia con la Polizia Stradale durante tutte le 24 ore giornaliere per la gestione di ogni tipo di emergenza. A chi si mette in viaggio si raccomanda comunque la massima attenzione e prudenza. Vediamo il quadro meteo di Arpa Meteo Liguria con le previsioni di domani venerdì 7 agosto. Nessuna variazione nella situazione meteorologica, ancora sole e afa. Umidità su valori medi, venti deboli in regime di brezza con locali rinforzi dalla terraferma al mattino e alla sera. Il mare è quasi calmo o poco mosso, la protezione civile segnala disagio per il caldo. Dopodomani, sabato 8 agosto, ancora una giornata calda e soleggiata, possibili velature per il passaggio di nubi alte nel tardo pomeriggio. Umidità su valori medi, venti deboli in regime di brezza, il mare quasi calmo, anche in questo caso la protezione civile segnala un disagio fisiologico per il caldo. Bene, ci fermiamo qui, l'appuntamento torna alle prossime edizioni sul nostro sito imperitivo.it. Grazie dell'ascolto, buona serata.